Buongiorno, terza puntata allora di questa serie sulla transizione energetica. Nella scorsa puntata eravamo arrivati al punto in cui si è capito come l'elettrificazione è la principale soluzione. Quindi anziché bruciare ogni giorno 260 milioni di barili di petrolio per i nostri fabbisogni energetici, puntare all'elettricità chiaramente prodotta da fonti rinnovabili. E il professor Armaroli, che è il ricercatore pubblico del CNR, quindi ente pubblico, quindi senza conflitti di interessi, ci stava esponendo come già oggi abbiamo le tecnologie elettriche rinnovabili, che sono le più competitive sotto ogni aspetto, costi, tempi. E faceva l'esempio dell'auto a batteria. E nella scorsa puntata ho dato qualche informazione in più e lo studio relativo di un'associazione di consumatori. Prima di proseguire, voglio completare il quadro con l'altra grande preoccupazione di famiglie e imprese che devono scaldarsi banalmente d'inverno e anche rinfrescarsi d'estate, quindi le caldaie. Da diverso tempo ormai si parla delle pompe di calore. Anche l'Europa ha capito che sono la tecnologia migliore e quindi le sta supportando a livello politico, ma sempre per dare la voce dei consumatori, che quindi non hanno conflitti di interesse, vi faccio brevemente vedere questo studio, sempre della medesima associazione di consumatori, ma semplicemente perché ha fatto questo studio, e sempre fatto in collaborazione, vedete, con il BEUC, che è l'Ufficio Europeo, è un acronimo francese in questo caso, che raggruppa le associazioni di consumatori in Europa. E questo studio, poi vi lascerò il link, prende in esame appunto le varie tecnologie, anche la caldaia a idrogeno, anche quella a idrogeno, e stabilisce appunto che la migliore tecnologia è quella delle pompe di calore elettriche. Io ve lo faccio scorrere rapidamente e poi torno in cima per ribadire quella che è la conclusione. Quindi la pompa di calore è la migliore tecnologia per quanto riguarda i nostri riscaldamenti e poi i raffrescamenti delle abitazioni. A questo punto possiamo andare avanti con l'esposizione di Armaroli. Il fulcro della transizione quindi sono le tecnologie rinnovabili elettriche, quindi rinnovabile sì e elettrico, tenuto conto che non abbiamo solo elettricità come uso finale. E a che punto siamo con le... Ecco, prima di farlo proseguire, ribadisco che nella scorsa puntata abbiamo spiegato questo concetto che adesso Armaroli ha ricordato. Non abbiamo solo l'elettricità come forma di energia, l'elettricità è una piccola parte dell'energia che consumiamo. L'Italia consuma 300 terawattora di energia elettrica, ma ne consuma quattro volte tanto sotto altre forme, perché ricordiamoci, gli automobili, i camion, i trattori, i grandi forni vanno con i combustibili fossili bruciati, bruciati, quindi sempre il discorso del bruciare questi combustibili fossili che dobbiamo appunto risolvere. Rinnovabili. Prima cosa, dove vanno gli investimenti? Qui abbiamo dal 2012 al 2021 l'andamento della nuova capacità elettrica installata nel mondo, dove è chiaro che ci sono due fette, quella gialla e quella blu, che stanno diventando preponderanti. Più dell'80% della nuova capacità elettrica installata nel mondo è blu, eolico, e gialla, fotovoltaico. Quindi i soldi stanno andando lì. Se voi parlate con i grandi investitori, cosa che mi capita di fare per lavoro, è lì che vogliono mettere i soldi. Faccio notare che la strisciolina rossa è il nucleare, visto che in questi giorni se ne parla. Probabilmente da là in fondo manco la vedete, ok? Mentre sono sicuro. Bene, rimetto questa slide a pieno campo perché questa è una considerazione che merita un'ulteriore riflessione. Qualcuno potrebbe dire che gli italiani non hanno capito nulla, che la politica italiana ugualmente non ha capito nulla, però qui si tratta di un dato globale complessivo. Il dato globale complessivo è che i soldi, chi ha denaro, lo investe
nelle fonti rinnovabili. A colpo d'occhio si può vedere come appunto dal 2012 al 2021 ci sia stato un enorme ampliamento a spese delle altre tecnologie di eolico e fotovoltaico. Questo è da ricordare in qualsiasi discussione, vuoi al bar con gli amici, vuoi nelle sedi politiche. In tutto il mondo chi ha la possibilità di fare confronti costi-benefici, costi e ritorno dell'investimento e anche affidabilità dell'investimento, sia come durata, e poi vedremo nei prossimi video come soprattutto il fotovoltaico, non avendo parti in movimento, ha un'affidabilità, mi verrebbe da dire meccanica, ma in realtà appunto non c'è nessun pezzo meccanico negli impianti fotovoltaici, enorme, ha un'affidabilità enorme, ma anche quelle che sono le condizioni sociali. Fotovoltaico e eolico non dipendono, non subiscono tracolli che possono essere dovuti alle guerre, a disordini sociali, perché sono impianti estremamente numerosi, estremamente distribuiti e con un'accettabilità sociale normalmente molto più alta rispetto agli impianti più impattanti, come possono essere raffinerie, gasdotti, pozzi di petrolio, eccetera, eccetera. Quindi chi investe vuole investire su tecnologie sicure che dureranno molto e che gli consentiranno di ammortizzare in pochi anni l'investimento e poi di guadagnare. Adesso vediamo l'ultima slide di questa puntata. La produzione elettrica in questi ultimi 10 anni come è andata? È andata in questo modo: il consumo elettrico nel mondo è aumentato del 30%, quindi siamo passati da 23 a 30 petawattora. Ma la cosa che balza all'occhio è che percentualmente i combustibili fossili sono diminuiti a livello mondiale dal 68 al 61 e la crescita enorme è stata nella parte gialla, che sono appunto solare ed eolico, che sono passati da meno del 3 a più del 12% in 10 anni. Quindi questa rivoluzione sta già avvenendo. Bene, rimettiamo anche qui a pieno schermo questa diapositiva, che è simile a quella di prima, però è sostanzialmente diversa, perché quella di prima ci faceva vedere dove sono andate a finire i soldi nella produzione di elettricità. Nella produzione di elettricità, la rimetto un attimo, quindi vediamo produzione di elettricità, dove vanno gli investimenti. Mentre questa ci dà il quadro, sempre nell'ultimo decennio, della produzione, quindi del risultato. Del risultato. Il risultato anche in questo caso balza a colpo d'occhio. C'è un passaggio di solare e eolico che passano dal 2,8% al 12,1%, quindi hanno quadruplicato la loro fetta di produzione appunto nel quadro globale. Ecco, anche questo è estremamente importante da considerare, perché qui parliamo di risultati, non parliamo di potenzialità. Nelle prossime puntate vedremo come invece altre tecnologie fanno promesse che si stanno dilungando ormai da un paio di decenni e invece non comportano risultati. Quindi chiudo qui questa terza puntata, vi invito a chi non l'avesse visto a vedere le precedenti, vi metterò il link. Proseguiremo con le prossime puntate nel vedere nel dettaglio quali sono i vantaggi di questa transizione energetica, che ci consentirà non solo di permettere alle future generazioni di vivere in un ambiente non compromesso, e in questo caso ci permetterà, prima lo facciamo, a risparmiare proprio denaro, fisicamente a risparmiare denaro, perché il tempo di rientro dagli investimenti è tutto sommato piuttosto rapido, quindi da quel punto in poi si tratta appunto di risparmio di denaro. Quindi alla prossima puntata.